Qui abbiamo la prima slide, parte naturalmente dal la prima legislatura ad elezione diretta, ok? 1979. Come vedete, vi voglio dire questo perché se magari a qualcuno venisse in mente di fare una ricerca via internet troverete risultati anche diversi, perché questi dati sono i dati a fine legislatura, perché come sapete i deputati vengono eletti ma possono anche cambiare gruppo parlamentare, eh? Quindi questi non sono i risultati delle elezioni, sono i risultati, diciamo così, ma grosso modo, fondamentalmente le misure non variano tantissimo. Ad ogni modo, ve lo dico per correttezza, diciamo. A parte l'ultima slide, che è quella del 2014, tutte queste sono fondate su questo principio, raccolgono cioè i dati a fine legislatura. Allora, nel 79 il gruppo più importante è quello dei socialisti, che ha 124 seggi, il PPE ne ha 117. Siamo, mi raccomando, 79 significa l'Europa a 9, ok? I sei paesi fondatori più i tre che sono entrati nel 73. Come vedete, quindi, di gran lunga i maggiori partiti sono i socialisti e i democratici cristiani, poi ci sono i conservatori inglesi e danesi che hanno 63 seggi, i comunisti che sono entrati nel 69, quelli italiani nel 73, quelli francesi raccolgono 48 seggi, poi i liberali a 38, i gollisti, c'è un gruppo tecnico insomma, che raccoglie un po' di altre sigle, tra cui i radicali. Seconda legislatura, 1984-89. Qui la situazione comincia ad avere già qualche nuova entrata, per esempio l'estrema destra di Le Pen, padre dell'attuale. Entrano i greci perché nell'81 è entrato la Grecia. Attenzione che in corso tra l'84 e l'89 entrano anche Spagna e Portogallo nell'86, eh? Quindi come vedete per esempio i socialisti acquistano anche peso perché entrano i socialisti spagnoli che sono un gruppo importante, numericamente importante. Quindi riassumendo, i socialisti hanno 166 seggi, il Partito Popolare 113, quindi si mantengono in queste due posizioni, i conservatori 66, i comunisti 48, i liberali 45, c'è una sostanziale continuità in questo senso rispetto alla prima legislatura. Poi ci sono i gollisti, i verdi e c'è l'estrema destra che appunto ha 16 rappresentanti. Nell'89, terza legislatura, ci sono gruppi ancora più frammentati, sono sempre primi i socialisti, 198 seggi, siamo all'Europa 12, eh? PPE 162, 45 liberali, siamo all'89 e alla fine. Considerate questo, vi ripeto, stiamo considerando i deputati alla fine della legislatura nel 94, quindi è già finita la guerra fredda, è implosa l'Unione Sovietica. Quindi come vedete qui la cosa ha conseguenze sui comunisti, ovviamente, eh? Come ovvio. Quindi liberali 45, verdi 27, ci sono i gollisti a 20, l'arcobaleno che prima aveva appunto dentro i verdi a 14, una coalizione delle sinistre che è ciò che rimane, diciamo così, dei partiti ex comunisti e le destre a 12. 94-99, anche qui cambiamenti significativi, entrano anche soggetti nuovi, per esempio Forza Italia, non entro sulla vicenda, ma anche Forza Italia è interessante proprio perché entrerà nel Partito Popolare Europeo dopo, Non con con grande gioia dei molta popolari. fatica, senza neanche grande gioia dei popolari spesso, almeno dopo. No, infatti faticheranno ad entrare nel Partito Popolare Europeo, anche perché nel 94 c'è il Partito Popolare Italiano che è dentro il Partito Popolare Europeo, che è competitivo con Forza Italia, insomma è una situazione ovviamente molto articolata. Ancora, questa è l'ultima legislatura in cui i socialisti sono il primo partito, ok? 94, quindi 214 deputati, 201 il Partito Popolare che adesso si chiama anche European Democrats, cioè Democratici Europei, aggiunge. Liberali a 42, la sinistra unitaria europea a 34, quelli potremmo chiamare postcomunisti, insomma, gruppo Unione per l'Europa 34, Verdi 27 e poi ci sono anche qui delle situazioni che già cominciano a configurarsi in senso euroscettico che emergono con una certa importanza. Qui cambia il trend, per la prima volta il primo partito dalle elezioni dirette, il primo partito è il Partito Popolare, che ha messo in atto proprio quella strategia che vi dicevo prima, di acquisizione dei partiti conservatori. Intanto
per l'allargamento. Adesso siamo nel 99 in un'Europa a 15, perché sono entrati Svezia, Finlandia ed Austria. Dopodiché, nelle successive, entreranno tutti i paesi dell'Est Europa che ulteriormente garantiranno al Partito Popolare Europeo un primato indiscutibile. Da questo momento in avanti, appunto, il Partito Popolare è il primo partito, ma proprio per questa politica, e ci tengo a sottolinearlo, i socialisti si dichiarano, un po' provocatoriamente, il vero primo partito europeo, proprio perché in realtà nel mettere insieme realtà diverse, dal loro punto di vista, cioè nell'essere, nell'aver perso un po' la dimensione originaria del Partito Popolare, la dimensione originaria democratico-cristiana, secondo i socialisti, il primo partito veramente europeista e veramente europeo sono, rimangono, i socialisti. Questa è la loro posizione, che è interessante. I liberali si confermano terzo partito, c'è una sinistra europea più i verdi nordici che si staccano dai verdi perché hanno una configurazione socialmente più avanzata. E come vedete poi l'Unione dell'Europa delle Nazioni, l'Europa delle Nazioni, che già vi dà un senso, diciamo così, di quanto sia europeista questo gruppo, e ancora di più il gruppo per l'Europa delle democrazie e delle diversità, che sono palesemente antieuropeisti, acquistano sempre più peso i partiti eurospecifici. Nel 2004, quindi, ancora il Partito Popolare Europeo, 288, 217 dei socialisti, l'ALDE è la configurazione dei liberali, naturalmente, poi ci sono i verdi, e ci sono anche qui ancora gli euroscettici, una sinistra europea, diciamo, poco, che si mantiene sostanzialmente sul suo peso specifico, grosso modo perdendo poco, e ancora appunto questo gruppo Indipendenza e Democrazia, che è ancora più euroscettici dell'Europa, dell'Unione Europea, dell'Europa delle Nazioni. Nel 2009 fondamentalmente questi dati vengono confermati, ancora il PPE, vedete, anche aumenta la forbice soprattutto tra i primi due partiti, e qui sono sempre stati, ripeto, imbarcati i partiti conservatori dei paesi dell'Europa orientale, fino ad arrivare, e vi libero, alle elezioni, alle ultime elezioni europee del 2014, in cui il PPE ha 221 seggi, 191 il Partito Socialista Europeo, i liberali ne hanno 67, i conservatori ne hanno 70, appunto, la sinistra unitaria e i verdi nordici 52, i verdi 50, e l'Europa della libertà e della democrazia diretta, fortemente euroscettici, ne hanno 48, è il gruppo di Farage, il gruppo di cui sono dentro anche il Movimento 5 Stelle, prima della questione che si è posta con i vari spostamenti. Ecco, questo è il quadro complessivo. La domanda da cui siamo partiti prima di vedere queste slide è: ha funzionato il ruolo dei partiti secondo appunto il dettato istituzionale? Cioè, hanno svolto quella funzione di maggiore integrazione, di sviluppo, quindi, in questo senso, e di soprattutto costruzione di una coscienza europea? I partiti euroscettici sono aumentati, hanno aumentato di peso e il rapporto con l'Europa si è sempre più reso complesso. Però è pur vero, d'altra parte, che i due partiti maggiori, che fondamentalmente hanno un approccio europeista, soprattutto il Partito Socialista, mantiene il suo peso, il Partito Popolare Europeo, che ha dentro forze che sono sinceramente europeiste, per quanto non tutte. Considerate che il Partito Popolare oggi ha circa una cinquantina di partiti dentro, tra nei vari status, cioè con partiti membri, associati, osservatori, cioè una cinquantina, una cosa enorme, una cosa enorme, stiamo parlando di Europa 27, quasi due per paese, insomma. Ecco, la domanda che sostanzialmente vi ponevo all'inizio era questa, è una domanda aperta e, insomma, da porsi secondo me con serietà.